Apple ha rilasciato la quinta beta pubblica di macOS 10.13. Vediamo in questo video come aggiornare i nostri Mac. Innanzitutto abbiamo bisogno di un Mac compatibile con macOS 10.13. Qui troviamo una lista di Mac compatibili. Dopodiché ci serve un link che metterò nella descrizione del video, questo link in poche parole, e dopodiché un ID Apple. Quando abbiamo il tutto possiamo procedere. Colleghiamoci a questo link e facciamo clic su Sign Up, su questo bottone blu. A questo punto, su questa pagina, mettiamo la mail e la password del nostro ID Apple e dopodiché facciamo clic sul tasto blu, Sign In. Dopodiché si apre questa pagina dove dobbiamo accettare i termini e le condizioni, facendo un tap sul rettangolino blu, Accept. A questo punto, da questa pagina, stiamo nella colonna dedicata a macOS, andiamo giù e facciamo un clic qua. Dopodiché scarichiamo l'utility, questa qui, tramite un clic. Attendiamo che venga scaricata. Montiamo il file DMG con un doppio clic. Adesso facciamo un doppio clic qui, facciamo ok, continua, accetta ed installa. Mettiamo la password dell'account Mac, installa software, ok. Adesso si apre l'App Store, il Mac App Store, e facciamo scarichiamo macOS. Naturalmente ci metterà un pochino, insomma, soprattutto a me che oggi internet sembra non andare tanto veloce. Nel mio caso ci metterà circa un'ora e mezza all'incirca, sì. Ci ha messo veramente tanto, ma finalmente possiamo cominciare con l'installazione. Intanto facciamo continua, dopodiché accetto ed accetto. Adesso bisogna fare install, quindi adesso blocco dal Mac e registro con l'iPhone. A questo punto facciamo clic su installa, mettiamo la password del nostro account Mac e dopodiché facciamo clic su aggiungi assistente e attendiamo. Facciamo clic su riavvia così che incominci la fase di installazione e attendiamo che si riavvii. Anzi, facciamo chiudi tutte le applicazioni. Il Mac si riavvierà più volte. Installazione in corso, tempo rimanente 41 minuti. Adesso dobbiamo attendere 40 minuti circa. Stavolta, a quanto pare, i minuti sono effettivi. Installazione conclusa. Mettiamo la nostra password del nostro ID Apple. Configuro più tardi. Continua. Abbiamo concluso. Abbiamo aggiornato il nostro Mac alla quinta beta pubblica di macOS 10.13.